Ci eravamo visti qualche mese fa per presentare questa giornata, oggi è la giornata in cui si inaugura l'avvio dei lavori. Insomma, che cosa si deve aspettare Rovigo dopo oggi? Ma speriamo che, anzi siamo, sono convinto che Rovigo debba aspettarsi una realtà come quella della SIT, che è già leader mondiale e che si rafforza ancora di più. Ci rafforziamo per essere sempre più competitivi nel mondo, perché qui sul territorio ci sono competenze, ci sono persone che escono dalle scuole ben formati, con i valori giusti, che sono i valori di SIT, che sono i valori che esprime il territorio. Quindi sicuramente dal punto di vista numerico ci aspettiamo un centinaio di posti di lavoro in più, che sicuramente sono importanti per un'economia come quella rodigina e anche per un gruppo come quello di SIT. Diciamo, oltre che tante persone, ci aspettiamo anche un'ottima qualità delle persone. E oggi appunto in parte abbiamo inaugurato l'ampliamento, in parte inauguriamo l'inizio dei lavori di una nuova officina che appunto darà lavoro a tante nuove persone nella zona industriale qui di Rovigo. Abbiamo parlato di tecnologia 4.0, quindi siamo proprio all'avanguardia, e come si riesce a mantenere questa posizione di leader dal punto di vista imprenditoriale con una storia importante alle spalle come la vostra? E penso che la chiave sia investire nel lungo termine, investire in ricerca e sviluppo. Nel nostro prodotto noi non facciamo moda, ma facciamo tecnologia, e quindi per tenere la distanza rispetto alla concorrenza internazionale ed essere, continuare ad essere leader mondiali, serve investire in competenze, in persone, non solo in ricerca e sviluppo, ovviamente, che sono le persone che poi svilupperanno i nuovi prodotti, ma anche a livello manageriale. Serve avere i manager più formati, più motivati e i migliori per portare avanti una storia di successo che ha in questi giorni compie 65 anni di storia. Grazie mille e buona giornata.